Domani è il grande giorno per 2.162 studenti piacentini alle prese con la maturità, dopo un anno scolastico segnato ancora dalla pandemia da Covid, vissuto a intermittenza tra casa e scuola. Sul nostro territorio sono 85 le commissioni di docenti impegnate nell'esame. La maturità dunque prende il via domani 16 giugno, proprio come l'anno scorso la modalità sarà rivisitata. Un solo colloquio orale in presenza in quattro fasi. Inizialmente lo studente esporrà un elaborato, il cui argomento è stato assegnato dal Consiglio di classe. Dopodiché la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno. Come terza fase, l'analisi del materiale scelto dalla sottocommissione su diverse discipline. E infine l'esposizione delle attività relative all'alternanza scuola-lavoro. Quest'anno c'è un'ulteriore novità, debutta il curriculum dello studente che certifica le competenze dei ragazzi. Ma quest'anno il Covid ha penalizzato molti studenti, nelle scuole superiori si sono registrati più bocciati non ammessi agli scrutini rispetto agli altri anni. In alcuni istituti, per esempio come liceo Respighi, la percentuale di non ammessi è ridotta, soltanto 16 su 1200 studenti, in altri è superiore. Al Ranieri Marcora, metà dei non ammessi, 20% il totale, aveva fatto troppe assenze. La pandemia e la formazione a distanza hanno sicuramente inciso su questi numeri. Secondo i dirigenti scolastici, la causa principale risalirebbe all'anno scorso, quando il Ministero, dopo oltre 2 mesi di lockdown e una scuola mai più in presenza, indicò alle scuole di procedere con una promozione d'ufficio e le lacune probabilmente si sono accumulate.